sistema è un sistema molto potente perché arriverà quando sarà operativo nella vita delle persone tramite una comunicazione, ma io vorrei evidenziare la delicatezza di questo strumento, l'importanza e la serietà col quale poi noi dobbiamo, come sistema di protezione civile, proporlo al cittadino nel momento in cui siamo sicuri che il sistema sia performante, che sia utilizzabile. Quindi c'è un tema di tecnologia. I test che abbiamo fatto in Toscana, ma anche in tutte le altre 21 realtà, le 20 regioni e due province autonome, le abbiamo fatte proprio per provare la tecnologia, cioè parte il messaggio, arriva. Dopodiché c'è il tema delle procedure, c'è il tema della sicurezza cibernetica, c'è il tema della comunicazione al cittadino una volta che riceve il messaggio, c'è il tema molto tecnico che stiamo affrontando con le compagnie telefoniche, se tutte le aree sono coperte e in che misura. C'è il tema di cosa il cittadino fa e cosa deve sapere una volta che riceve il messaggio. Quindi è un percorso sul quale ci stiamo concentrando molto. Che tempi ci saranno? Allora, è previsto che entri, come dire, in funzione in febbraio, ma ripeto, il fatto che entri in funzione avverrà solo a valle di una serie di valutazioni tecniche. E poi ovviamente anche di natura più gestionale, che stiamo programmando anche con i soggetti che sono poi titolari di questa attività, cioè non solo il Dipartimento di Protezione Civile, ma le regioni, i comuni. E quindi posso assicurare che ci stiamo lavorando veramente con un grande senso di responsabilità, perché sappiamo che potrà essere uno strumento importante, non salvifico, ricordiamolo, sarà solo uno strumento che accompagna, è uno strumento in più rispetto a quello che poi noi dobbiamo già conoscere e sapere.